Grazie a Vittorio Turino per la scomparsa del papà Gianni Turino, che insomma è stato una persona che ha sempre seguito il Casale, sempre iscritto per il Casale, Ha fondato il Club dei no? Federici. E questa è una mancanza che chiaramente mi dispiace molto e chiaramente gli faccio le mie condoglianze a tutta la famiglia. Gli volevo chiaramente, volevamo fare una giornata storica, una giornata per dedicare una vittoria anche a Gianni Turino. Ci siamo riusciti a metà, ci siamo riusciti a metà. Quindi mi dispiace, ma oggi era la giornata giusta per essere primi in classifica, per fare una vittoria, un'altra vittoria importante, però abbiamo commesso degli errori su gol di loro che chiaramente non dobbiamo farli adesso il girone di ritorno. Eccomi, Dimmi. mister, con un turno così, tutti pareggiano davanti, il Borgosese era forse, al di là degli scontri diretti in alto, l'avversario più difficile da incontrare. Sì. Abbiamo visto il primo tempo che non siamo riusciti a creare occasioni importanti, il secondo tempo sì. Abbiamo avuto tre palle gol, punizione di Buglio, tiro di Lamesta, colpo di testa di Renzo. Molta manovra, dovevamo chiaramente avere pazienza, l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile, però questo gol qui l'abbiamo preso brutto, brutto, non mi piace, non mi è piaciuto proprio, cioè, ripeto, se facciamo un gol su quel gesto tecnico che ha preso il palo, ci sta, ma il gol che abbiamo preso no, cioè, noi dobbiamo essere più furbi, più maliziosi, più scaltri e in quelle occasioni non lo siamo stati. Quindi è un peccato perché abbiamo perso un'occasione. Cos'è mancato, mister? Ma la palla fuori di Vecchiarelli poteva buttarla in fallo laterale. O provavo a interrompere prima l'azione. Il tiro è stato deviato perché io pensavo che il ragazzo in porta Talbe aveva commesso un'altra ingenuità. Invece è stata deviata la palla. Quindi bastava, la palla era nostra, bastava buttarla fuori. O comunque sia proteggerla e cercare di. Però i giovani hanno questi momenti qui e oggi l'abbiamo pagato, altrimenti ci hanno dato soddisfazione, oggi chiaramente l'abbiamo pagato. Domenica ce l'ha dato Talla per questa emozione di fare questa grande parata, oggi abbiamo commesso questo errore, anche se, ripeto, la Mesta su quell'occasione lì potevamo fare molto molto meglio di quello che lui ha fatto. Arrabbiato un po' mister per l'ammonizione di Todisco, due rimpalli persi a centrocampo hanno causato poi un'ammonizione pesante. Neanche quella di Centurioni, che è il capitano, se non va a parlare con l'arbitro, allora cosa devi fare? Cioè, allora se non si può parlare, è andato a dividere. Centurioni era stato fuori, poi è andato e ha cercato di dividere. Cioè, l'arbitro deve capire che lo sta cercando di mettere calma. E Centurioni quando li prende perché protesta, ma oggi è andato lì per dividere. L'arbitro deve capire anche queste letture qui. Poi, vabbè, non voglio mai parlare dell'arbitro, però a noi due ammonizioni, a loro stessi falli, stesse situazioni, non ammoniti. Poi Tudisco subito pronti via, come dici te. Mancherà Luca. Mancherà Luca, anche però è stato un po' condizionato, perché lui è un giocatore dove fa della sua forza, della sua grinta, fa chiaramente il miglior giocatore, però ce l'ha limitato un po'. Mister.